amici, buonasera a tutti, grazie per essere qui con Sispin e con me a parlare ancora per un po' di aging e in particolare di delle totanare prodotte da Sispin, delle Squirty 3.0. Se voi digitate orologi su Google Immagini, quello che vi viene subito fuori è un'infinita serie di foto di orologi, di modelli di orologi che vanno dall'orologio a pendola all'orologio per bambini, quello con Topolino disegnato sul quadrante. Ma se voi anziché scrivere la parola generica orologi, fate una richiesta specifica e scrivete Panerai Luminor 2, non vi esce un'infinità di immagini, vi escono le foto di 12 orologi, che sono quelli della collezione marchio Panerai, collezione Luminor 2. Che c'entrano gli orologi con gli aging? E la stessa cosa succede se voi entrate in un negozio di articoli da pesca e vi rivolgete alla sezione dove sono esposte le totanare, gli aging. Vedete immediatamente un'enorme varietà di colori, di categorie di prezzo, di dimensioni. La dimensione è più o meno la stessa, varia, però comunque non è una grande variazione. E comunque siete molto indecisi su che cosa comprare, perché dovete fare una scelta affidandovi sostanzialmente, anche se in maniera inconscia, al vostro gusto estetico. C'è questo col verde che mi piace, oppure c'è quello con l'azzurro che mi sembra interessante, e fate una scelta. Ma non so dirvi se poi la vostra scelta sarà effettivamente produttiva dal punto di vista delle catture, perché è comunque una scelta, diciamo, abbastanza casuale, orientata da elementi che hanno probabilmente poco a che vedere con l'effettiva capacità di quell'artificiale, di quell'edge, di catturare le seppie. Diversamente, se anziché rivolgere lo sguardo al tutto, vi orientate sulla gamma prodotta da Sispin, gli Squirty 3.0, lì c'è un ragionamento che è stato fatto dall'azienda che li produce. Il ragionamento qual è stato, come abbiamo già detto in altre occasioni? Dividere i 12 artificiali, i 12 modelli, in due serie. Ci sono gli artificiali che simulano livree naturali, cioè che assomigliano a pesci o a gamberetti che effettivamente si trovano in natura e costituiscono lo scenario nel quale si muove la seppia, tipo questo che è il cefaletto, oppure sono artificiali con livree del tutto anomale, che io chiamo xenomorfi, stranieri, che sono quelli che agiscono non sull'intenzione della seppia di nutrirsi, ma semplicemente disturbano la seppia che li attacca, se decide di farlo, semplicemente per scacciarli, li aggredisce perché li trova diversi e fastidiosi. Tutti e 13 gli artificiali hanno un sonaglietto interno che li rende, come dire, più visibili, più, e probabilmente anche più attraenti, più vivi agli occhi della seppia. Quando molti anni fa io incominciai a imparare l'edging, compravo degli artificiali economici, perché in realtà solo quelli c'erano o quasi sul mercato. Questi artificiali economici col tempo capì che avevano due difetti principali, uno subito visibile, un altro invece nascosto, più insidioso. Il difetto immediatamente visibile è che negli artificiali economici la stoffa che li riveste tende a scollarsi e di conseguenza diventa una specie di gonnellina sulla parte bassa dell'artificiale, e quell'artificiale non pesca più. Il secondo difetto degli artificiali economici è che dopo un po' si crea una via d'acqua che allaga l'artificiale. L'artificiale allagato è riempito d'acqua e di conseguenza non galleggia più, non si mette più in questa posizione, ma si corica, si addormenta. L'artificiale addormentato seppie non ne prende, perché questa posizione non è quella indicata per allettare la seppia all'attacco. Ora, comprare un artificiale di costo un po' più elevato, di una fascia più alta,
significa innanzitutto mettersi al riparo da questi due inconvenienti e poi affidarsi a un prodotto che è stato pensato in un certo modo, usando delle livree abbastanza collaudate, e di conseguenza risulta sicuramente una scelta che alla distanza paga molto di più di quella di un artificiale economico. Un'altra caratteristica degli squirti 3.0 presente su tutta la gamma è quella di avere la deriva forata. Ci sono due forellini sulla deriva. Non tutti sanno a che cosa servono questi due forellini. In realtà essi servono nel caso in cui si voglia appesantire un po' l'artificiale senza alterarne troppo la sagoma. In questo caso si utilizza un filo di piombo che si infila in uno dei due forellini, poi si avvolge intorno alla zavorra, alla deriva, e si chiude infilandolo nell'altro buchetto. Così avremo un artificiale appesantito, il che potrà essere utile in caso di corrente, in caso di un fondale un po' più profondo, in caso si voglia aumentare il lancio di qualche metro lanciando un artificiale più pesante. E quindi questa è un'altra caratteristica utile da poter sfruttare, che non si trova su tutti gli artificiali, ma su questi sì. A questo punto credo di aver detto abbastanza su quello che c'era da dire della Squirty 3.0. E quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento eventualmente a un prossimo incontro. Grazie a tutti, arrivederci. Ora, a margine, volevo fare una piccola riflessione sugli xenomorfi. Quando io dico che le seppie attaccano le livree strane perché le trovano appunto strane e quindi ne risultano infastidite, in realtà è come se stessi dicendo che le seppie sono xenofobe, cioè detestano gli stranieri, ma le seppie in realtà non sono xenofobe perché non hanno possibilità di ragionare su queste cose. Le seppie da animali posseggono istinti e evidentemente hanno un istinto che le porta ad attaccare non solo ciò che individuano come potenziale cibo, ma anche ciò che individuano come invasore del proprio territorio. Ma le seppie in realtà non sono xenofobe, perché questa delicata caratteristica, delicata tra virgolette, è tipicamente umana, ma sostanzialmente si fonda su una mancata conoscenza di alcuni dettagli, che poi tanti dettagli non sono. Ad esempio, gli individui, gli umani di carnagione chiara, diciamo di, non voglio dire razza perché ormai il concetto di razza è superata, ma di aspetto dalla pelle chiara, ecco, in genere sono affetti, in una certa parte di loro sono affetti da questo problema della xenofobia, cioè del non volere nei propri paraggi stranieri, o perlomeno quelli che vengono identificati come stranieri, che hanno una diversità di pelle, hanno una diversità di culto, hanno una diversità di abbigliamento. Ma se si approfondisse un po' la conoscenza anche della nostra storia biologica, si capirebbe, ad esempio, che noi ci diciamo europei, noi abitanti dell'Europa, ma non siamo i veri europei, siamo degli immigrati, perché 60.000 anni fa noi, nell'ultima grande uscita out of Africa, nell'ultima grande uscita dall'Africa, sbarcammo, perché non ci arrivammo via mare, ci arrivammo via terra, arrivammo in Europa, e in Europa c'erano i veri europei, che erano i Neanderthal, che stavano in Europa da 300.000 anni, noi siamo arrivati solo 60.000 anni fa, cioè ieri mattina, anzi ieri sera, rispetto alla storia dei Sapiens. E i Neanderthal, quando ci videro arrivare degli uomini un po' più alti di loro, parecchi più alti di loro, di costituzione più asciutta, più magra, e di pelle scura. Noi avevamo la pelle scura quando siamo arrivati in Europa e poi l'abbiamo colonizzata per intero, ma i Neanderthal erano i veri europei, anche diversi fisicamente da noi, erano bassi, tozzi, non si ha nessuna difficoltà
nel distinguere un Omero o uno stinco di Neanderthal da uno di Sapiens, perché i Neanderthal avevano ossa più doppie, erano più muscolosi, più compatti, perché questo li aiutava a sopportare meglio il clima europeo. I Neanderthal si sono fatti l'ultima glaciazione in Europa, quindi avevano necessità, dal punto di vista evoluzionistico, di avere caratteristiche fisiche, di essere compatti. Allora, noi poi ci siamo sbiancati per ragioni che attengono all'alimentazione che abbiamo cominciato a fare, alla vitamina D, al progesterolo contenuto nei cereali di cui abbiamo cominciato a nutrirci quando è nata l'agricoltura, ma inizialmente, quindi solo 13.000 anni fa, ma inizialmente noi eravamo di pelle scura, noi siamo stati i primi invasori dell'Europa. Quindi bisognerebbe tener conto di questo, non solo, ma aggiungo che la diversità è un valore enorme, come ci ha insegnato Darwin, che ci ha consentito, la diversità degli individui ci ha consentito di arrivare fino adesso, fino a quello che siamo oggi. Molti, fra cui io, pensano che oggi non siamo un granché, perché poi alla fine i sapiens sono una razza invasiva. Abbiamo fatto fuori Neanderthal, non si sa esattamente come, ma quello che si sa di preciso è che gli ultimi Neanderthal sono sopravvissuti fino a 30.000 anni fa. L'ultima enclave Neanderthal è stata scoperta nella penisola iberica, nelle vicinanze di Gibilterra. Dopodiché, di Neanderthal non si è saputo più niente, ma noi ci siamo incrociati con i Neanderthal, abbiamo avuto una storia comune. Probabilmente abbiamo dato origine a una prole sterile, ma sta di fatto che nel nostro DNA c'è una percentuale, intorno all'8%, se non ricordo male, di cromosomi Neanderthal. Allora, succo di questa storia. Facciamo pure passare l'idea che le seppie sono infastidite, perché è così, perché altrimenti non avrebbero motivo di attaccare artificiali che somigliano a cose che non hanno mai visto nella loro vita, no? Con delle livree particolari non corrispondenti a nessuna livrea naturale. Quindi lasciamo pure che le seppie si possano attribuire questa caratteristica, ma noi umani, se abbiamo un minimo di conoscenza, dobbiamo essere grati ad ogni tipo di diversità, perché quella è la diversità che ci ha consentito di andare avanti nella nostra storia biologica e di trovarci qui oggi a parlare di seppie e di artificiali, si spin, non ce lo dimentichiamo. Grazie, alla prossima.